Sono convinto che il lockdown e la pandemia abbiano accelerato cose che stavano già accadendo e che sarebbero accadute comunque. Una di queste è la presa del potere da parte delle donne, o meglio la dimostrazione, la consapevolezza che le donne fanno politica ed esercitano il potere, l'arte del governo, meglio di quanto non facciano gli uomini. Naturalmente non si può mai generalizzare, però se non generalizzassimo mai faremmo soltanto pettegolezzi. Bene, è un dato di fatto che i paesi che hanno reagito meglio all'emergenza sono paesi governati da donne. A cominciare da Taiwan, che è un'isola a largo della Cina, quindi era molto esposta, ma la premier di Taiwan è stata la prima a imporre il lockdown ed è riuscita di fatto a fermare il contagio nel suo paese. Ma lo stesso è accaduto anche in Europa. La premier dell'Islanda è stata bravissima a offrire fin dall'inizio test gratuiti a tutti gli islandesi, che sono pochi, d'accordo, però bisognava farlo, ed è riuscita anche lì a salvare la sua isola. E la Scandinavia, tranne la Svezia, è governata da donne. E la premier finlandese, la premier norvegese sono state bravissime anche a comunicare con i più piccoli. Hanno indetto delle conferenze stampa a cui potevano partecipare soltanto i bambini, che facevano domande online, gli adulti non erano ammessi, e loro hanno spiegato ai ragazzi che si poteva, forse a volte si doveva anche avere paura, però nello stesso tempo bisognava rispettare le regole, avere fiducia nel futuro. E anche in questo modo i piccolini, oltre che i grandi, hanno affrontato meglio le ore più cupe, più nere. E mentre la premier della Nuova Zelanda ha fatto un passo oltre, ha raccontato una fiaba ai bambini, ha detto: abbiate pazienza se la fattina dei dentini qualche volta è un po' in ritardo in questi giorni, anche lei ha molto da fare, ma vedrete che tornerà presto. Alla fine queste donne hanno saputo prendere le decisioni più lungimiranti e hanno saputo anche comunicare meglio, anche attraverso i social, con i loro cittadini. Ma come sempre, ahimè, la migliore in campo è stata lei, Angela Merkel. Potrà non essere simpatica, a me non è personalmente molto simpatica, però magari avessimo avuto noi un uomo, una donna di Stato capace di fare i nostri interessi come Angela Merkel ha fatto gli interessi dei tedeschi. È stata brava, si è mossa per tempo, addirittura ha impedito ai giovani di fare visita ai genitori, ai nonni, ma in questo modo li ha salvati. Poi il resto l'hanno fatto i tedeschi, che sono un grande popolo, come sappiamo, ma Angela Merkel ci ha messo qualcosa in più, ci ha messo qualcosa di femminile, ci ha messo qualcosa di personale. L'hanno vista, ad esempio, andare a fare la spesa con la stessa gonna pantalone con cui aveva fatto un appello televisivo. Al supermercato è andato, ha preso le cose di prima necessità, e sono queste piccole cose che poi hanno lasciato un segno. Ora, io posso capire anche la vostra reazione, qualcuno mi dirà: ma se io ho perso il posto di lavoro, cosa me ne frega se la premier neozelandese o la Merkel hanno governato meglio di quanto abbiano fatto Bolsonaro o Johnson o Trump o Macron? Io intanto ho perso il posto di lavoro. Questo non va negato, perché è vero che a luglio c'è stato un rimbalzo, a luglio 80.000 donne hanno trovato un posto di lavoro, ma questo significa che molte di più purtroppo l'avevano perduto nei mesi precedenti. Questo perché? Perché il lockdown, la pandemia, hanno danneggiato innanzitutto i deboli, e purtroppo in Italia, nel mercato del lavoro italiano, la donna resta, nonostante le sue straordinarie potenzialità che ormai sono chiare a tutti, resta un soggetto debole, perché noi siamo ancora un paese maschilista, perché non abbiamo capito una cosa fondamentale, che non c'è una contraddizione tra le donne che lavorano e le donne che fanno figli. Le donne più lavorano più fanno figli, perché sono indipendenti economicamente, perché possono scegliere liberamente se diventare madre o meno, perché possono costruirsi un futuro, sposarsi se lo desiderano, prendersi una casa, appunto, allevare i bambini. Questo noi non l'abbiamo ancora capito, abbiamo troppe poche donne al lavoro e facciamo troppi pochi figli, anche perché abbiamo meno fiducia in noi stessi e nel futuro. Purtroppo il maschilismo spesso viene insegnato dalle mamme ai figli maschi. Resta pure tu seduto a tavola, tua sorella si alza e sparecchia. Ho l'impressione che durante il lockdown queste manifestazioni di maschilismo ci siano state. Ho l'impressione che tante donne rimaste da sole in casa abbiano dovuto fare più che mai, ricoprire più che mai il loro ruolo tradizionale, e che non sempre i mariti, i figli siano stati all'altezza della situazione. E ho il timore che tante donne, anche lì chiuse nelle mura domestiche, abbiano dovuto subire quelle violenze, quelle prepotenze, a volte fisiche, più spesso morali, che nel paese mediterraneo, ma non soltanto, spesso toccano le donne. Questo è qualcosa che chiama in causa soprattutto noi uomini. Io sono convinto di questo, che la violenza sulle donne non è un problema delle donne soltanto, è un problema innanzitutto di noi uomini,
Siamo noi uomini che dobbiamo vergognarci, che dobbiamo far capire che si comporta in quel modo che si deve vergognare. Quindi è un problema che ricade soprattutto su di noi. E questi mesi difficili, di isolamento, di tensione, temo che non ci abbiano resi migliori come ci eravamo illusi all'inizio. Hanno fatto venire di nuovo alla galla vecchi problemi, vecchie prepotenze, vecchie ingiustizie. Eppure sono più che mai convinto che la dimostrazione che le donne nel mondo e in Italia hanno dato sia una prova che rafforza l'idea che il futuro appartiene alle donne. Pensate a quante donne hanno dato prova di resistenza, quante donne medico, ormai ci sono più medici donne che medici uomini, quante infermiere, quante cassiere dei supermercati, quante farmaciste, quante croniste, quante donne hanno continuato a lavorare, quante donne poliziotto, quante donne carabiniere, quante donne della guardia di finanza, quante militari hanno continuato a lavorare in prima o in seconda fila durante il lockdown. Quella è stata l'Italia che ha resistito, non a caso anche le immagini iconiche, gli affreschi sui muri degli ospedali quasi sempre raffiguravano donne, anche tra le scienziate ci sono state molte donne che si sono distinte anche per la correttezza e la lucidità delle loro analisi. Le donne tendono a litigare, dicono, noi diciamo sempre che noi uomini siamo bravi a mettere le donne le une contro le altre, in realtà le donne secondo me tendono ormai a litigare meno di quanto noi pensiamo e cominciano a capire che devono un pochettino aiutarsi l'una con l'altra. Questo perché in Italia abbiamo ancora il problema della selezione della classe dirigente, non abbiamo mai avuto una donna Presidente della Repubblica, non abbiamo mai avuto una donna Presidente del Consiglio, però anche noi italiani cominciamo a capire una cosa che ho l'impressione a Taiwan, in Nuova Zelanda, in Norvegia, in Danimarca, in Islanda, in Finlandia e in Germania hanno già capito. Cioè che le donne sono più adatte degli uomini a fare politica, le donne sono più concrete, vanno dritto alla soluzione dei problemi. Le donne si prendono cura. Io ho avuto una volta una discussione con un'importante scrittrice in televisione che si è ribellata a questa mia affermazione dicendo basta con questa storia della cura, siamo stufi di prenderci cura. Ma come non capire che la cura in questa fase della storia è una forma di potere? Perché abbiamo capito che la Terra non è immortale, e non è caso una ragazzina Greta che ci ha svegliato tutti quanti. Abbiamo capito che la specie umana non è immortale. E quindi tocca a noi prendercene cura. Certo, donne e uomini insieme. Non sto dicendo che la donna deve cambiare i pannolini e l'uomo va al bar con gli amici. È ovvio che il lavoro di cura va condiviso. La cura dei figli, la cura dei malati, la pietà verso i morti, la cura dell'ambiente, la cura della terra. È un lavoro che deve chiamarci tutti quanti in causa. Però ho la sensazione che le donne sappiano farlo meglio. Del resto, la dea Cura è una divinità romana a cui gli antichi romani attribuivano la creazione del mondo. Era stata lei ad avere l'idea di prendere un poco di terra e di chiedere a Giove di insufflargli l'anima. Poi nacque una discussione per capire a chi la nuova creatura, l'uomo, apparteneva. La terra disse no, è mia perché è fatta col fango, il fango è roba mia. Giove disse no, è mia perché gli ho dato l'anima. E ma Cura disse ma sono io che l'ho fatta. E quindi alla fine divenia un compromesso. E dopo la morte il corpo tornerà alla terra, l'anima a Dio, ma finché vivrà l'uomo apparterà a cura. Cura è una parola latina che vuol dire anche preoccupazione, angoscia. E noi non dobbiamo avere paura di essere a volte preoccupati, di essere a volte angosciati. Sarebbe molto peggio essere irresponsabili. Però nello stesso tempo non dobbiamo perdere la testa, non dobbiamo avere crisi di panico. Non mi ha colpito vedere che i più accesi tra i negazionisti o anche i più accesi invece al contrario, nella disperazione, nelle previsioni negative, nella paura, così sono stati gli uomini. O comunque erano uomini. Non voglio entrare nella diatriba, chi è peggio, chi è meglio, però resto convinto che le decisioni fondamentali che riguarderanno non soltanto come uscire dalla pandemia, ma riguarderanno proprio il futuro dell'umanità. Anche perché non dimentichiamoci che in questi mesi le biotecnologie, l'intelligenza artificiale sono andate avanti, anzi anche sono uno di quei fenomeni che la pandemia ha accelerato. La rete, l'interazione tra il cervello umano e l'intelligenza artificiale. Quindi noi saremo chiamati a prendere decisioni che riguardano la vita e la morte. E siccome la donna maneggia da sempre la vita e la morte, nel chiuso delle case, cura i malati, assiste i bambini, seppellisce i morti, adesso che la donna è entrata finalmente nella sfera pubblica e comincia a mettere in pratica tutte le sue enormi potenzialità, ecco, io mi sento più tranquillo se quando dovremo prendere, e dovremo prendere, le decisioni che riguardano la vita o la morte, ecco, queste decisioni saranno prese da una donna, magari eletta dal popolo italiano.